Lo dico anche a quelli più giovani che sono qui presenti, ci vuole grande senso di responsabilità perché con tutte le forze di polizia che abbiamo anche su Milano, ho detto i numeri prima, ma non è che ogni poliziotto, ogni carabiniere, ogni finanziere può stare dietro il singolo. Chiude la conferenza stampa con un appello al senso di responsabilità dei giovani, ricordando che i controlli anti-Covid saranno intensificati nei luoghi della movida dopo l'impennata di casi degli ultimi giorni. Il ministro dell'Interno Luciano Lamorgese, al suo primo comitato di Ferragosto da inizio mandato, ha scelto di incontrare i vertici delle forze dell'ordine e militari riunite nell'organo di consulenza in materia di sicurezza a Milano, capoluogo della regione italiana più colpita dalla pandemia, alla quale la titolare del Viminale vuole far sentire così la sua vicinanza. Il Covid è il nemico sconosciuto da cui ci si è difesi con la prevenzione. Oltre 20 milioni di cittadini controllati dall'inizio di marzo e qualche migliaio di sanzioni. Non solo virus, tra i focus non poteva infatti mancare il tema dell'immigrazione, che quest'anno ha visto un aumento di sbarchi del 148%. La maggior parte autonomi, soprattutto dalla Tunisia, dove ancora una volta il ministro si recherà con il suo collega della Farnesina Luigi Di Maio la prossima settimana per discutere con il governo le strategie per arginare i flussi dopo aver riattivato anche i rimpatri bloccati durante il lockdown. Intanto, per i migranti arrivati su barche e gommoni sono già state attivate due navi hotspot attrezzate anti-Covid, mentre si stanno studiando strutture anche a terra. Tra i temi non viene tralasciata la lotta alle mafie, colpite ancora nei beni con circa 20.000 strutture restituite in un anno alla collettività. E mentre a causa del lockdown sono diminuiti i reati per strada, si assiste invece ad un'impennata di quelli sul web, dal cyberterrorismo alle truffe. Inquietante poi il capitolo dedicato alle intimidazioni ai giornalisti, 185 quelli minacciati in un anno, oltre il 51% in più rispetto al 2019, il 33,5% per attività sociopolitica, il 17,3% da parte della criminalità organizzata.